come distinguere una finale da una completiva? Consideriamo la prima frase, servum oravi ut librum tibi traderet, ho pregato lo schiavo di consegnarti il libro. Questo ut introduce una subordinata completiva che completa il significato del verbo della principale, oravi, servum oravi, ho pregato lo schiavo. La reggente da sola è incompiuta, ha bisogno di un completamento. In tal caso, la subordinata introdotta da ut non può essere eliminata perché è un completamento indispensabile della principale. E in questo caso quindi è una completiva indispensabile di tipo volitivo. Consideriamo invece la seconda frase, librum servo dedi ut li tibi traderet. Se consideriamo la principale, librum servo dedi, essa ha senso compiuto da sola. Ut tibi traderet è un completamento accessorio, indica semplicemente lo scopo per cui ho dato il libro allo schiavo. Ut tibi traderet, affinché perché lo consegnasse a te. In questo caso, la subordinata introdotta da ut è una finale perché aggiunge un complemento che non è indispensabile per comprendere il significato della reggente che ha senso compiuto da sola.